Ciao a tutti, ciao Lore e bentornati al Tech delle 5. Come stai, Lore? Ciao a tutti, dai, bene, bene. Sono un po' di fretta in questi giorni per tutte le recensioni e le cose che ho da fare, però bene, dai. Oggi sì, una giornata super piena. Sì, sì, sì. Tu non possiamo dire che cosa c'hai adesso, vero? È No. embargo, che No, piccia. no, è tutto, tutto super segreto. Infatti, cioè, ho detto anche delle recensioni, ma posso dire veramente poco. Questa Tranne cosa. forse quello che avevo accennato settimana scorsa, ovvero il televisore che ho sulla scrivania che mi illumina la faccia e Che ti poco illumina di altro. immenso. Sì, mi illumina un po', mi abbronzo un pochino, ci vuole la crema abbronzante. Per il resto tutti Scusate. embarghi, niente, no, quindi Sì, esatto, quindi non non posso possiamo dire dire niente nulla. per ora. Va bene, quindi allora mi tocca fare le raccomandazioni dicendo di ricordatevi di lasciare le recensioni, ragazzi. Se volete sapere di più sui prodotti sotto embargo che abbiamo, noi non vi diremo comunque nulla che non possiamo dirvi, ma se ce lo chiedete gentilmente nelle recensioni del podcast, si intende quelle su Apple Podcast a 5 stellette che potete lasciare, se ce lo chiedete gentilmente nelle recensioni, chissà, magari non succede niente, ma non succede niente con un tono molto più magico, molto più coinvolgente per tutti. Vabbè, stupidaggini a parte, vi raccomando di seguirci su tutte le piattaforme di podcast, che tanto siamo ovunque, e seguirci sui social. Smart World IT sta dappertutto. Dulcis in fundo, gruppo chiuso Facebook Smart World Family Official e canale Telegram Smart World Live per un po' di chicchette dietro le quinte. Io direi che le raccomandazioni, quelle solite, ce le siamo tolte di mezzo. Possiamo iniziare a parlare dell'argomento del giorno. Vuoi introdurre tu? Beh, sì, diciamo che l'argomento lo possiamo introdurre dicendo cosa succede dal 1 giugno. Esattamente, era da lì che volevo partire. Ovvero dal 1 giugno, quindi che giorno è il 1 giugno? Non me lo ricordo. Arrivo subito con l'aiuto della regia. Martedì, Martedì, martedì. esatto. Martedì 1 giugno, il backup su Google Photo non sarà più illimitato. Ora, penso che praticamente tutti quelli che ci ascoltano sanno cos'è Google Photo, ma molto rapidamente è il servizio di gestione di fotografie e video di Google che finora offriva spazio illimitato, ovviamente con una piccola eccezione, nel senso che le foto e i video che caricavi venivano definiti ad alta qualità, ovvero in qualche modo erano compressi per occupare meno spazio nel file originale. Sì. Poi, se andavi a vedere il file andava benissimo lo stesso, cioè nel senso non è che siamo tutti fotografi, grafici o professionisti del settore che hanno bisogno di JPEG o di RAW da 60-70 megabyte. Sì, La maggior infatti. parte delle persone che usavano Google Photo, ovvero tante, perché la stima della quantità di gigabyte di foto salvate sui server di Google non la sto nemmeno a dire perché era una roba indegna. Comunque, la maggior parte degli utenti si accontentava di questo, però Google a un certo punto deve staccare la spina perché un sacco di persone lo utilizzano, un sacco di spazio viene utilizzato e ovviamente Google va a finire che. Insomma, no, non stiamo neanche a dire il perché o a Perché, sì. giustificare Google o a giustificare gli utenti. Comunque, dal 1 giugno tutte le foto che caricate vanno ad erodere quelle che sono i 15 gigabyte che Google mette a disposizione a tutti i suoi utenti gratuitamente. Esatto. Che era una cosa un po' attesa, possiamo dircelo, cioè, nel senso, era Certo. ovvio che prima o poi anche Google avrebbe dovuto tagliare la spina, anche perché Certamente. oggettivamente quello di Google Photo è stato un servizio che è esploso, adesso lo utilizza veramente chiunque, anche iOS, anche utenti iOS tranquillamente, perché è oggettivamente uno dei migliori servizi di storage fotografico, se non il migliore, anche per questioni come la ricerca, adesso ne parliamo, e così via. E era ovvio che a un certo punto, cioè, dovevano iniziare a monetizzarci su. Quindi il 1 giugno abbiamo detto si dà l'estremo saluto alla versione gratis. Facciamo un riassunto di versioni a pagamento, cioè di quanto costa Sì. abbonarsi, ce l'hai sotto mano? Sì, più o meno me lo ricordo, anche perché sono utente pagante da prima che succedesse questa cosa, da oramai da più di un anno. Diciamo che la spesa minima è quella di 1,99 € al mese. Mi sembra che se si faccia la fatturazione annuale, quindi un pagamento unico, viene anche meno, verrà secondo me una ventina di euro, 19,99 €. Con questa cifra lo spazio passa dai 15 GB canonici a 100 GB. Ora, 100 GB nel 2021 stanno stretti.
Stanno stretti, poi anche qui dipende da utente a utente, c'è chi non è che passa la vita a registrare video, a scattare fotografie, magari vi bastano per i prossimi 10-15 anni. È anche vero che gli smartphone, più si va avanti, senza in tutto ciò mettere in ballo fotocamere digitali, io parlo solo degli smartphone, in questo momento le fotografie occupano piano piano sempre più spazio, anche perché è ritornata di moda questa gara ai megapixel, c'è chi sforna dispositivi con fotocamere da 104 megapixel, poi sono interpolati, magari le foto sono a 12 o a 24, sì. Però insomma video ci in sono 4K, file ormai. Sì, poi video in 4K a 60 frame, c'è chi fa video in 8K che sono su unnecessary, per citare sempre il meme dell'alieno, esatto. E quindi insomma andiamo a occupare sempre più spazio, quindi 100 GB potrebbero risultare stretti, mai quanto i 50 GB di iCloud di cui parleremo tra poco, però insomma sì. Con lo scalino successivo abbiamo 200 GB, mi sembra una spesa di 30 euro l'anno, o 2,99 al mese. 200 GB già inizia a essere un pochino meglio la situazione, ecco. Sì, tra l'altro sì. C'è da dire una cosa essenziale che non abbiamo detto prima: tutto ciò che è stato caricato prima del primo giugno in alta qualità non va ad intaccare lo spazio di Google. Quindi non erode, diciamo, i giga che compreresti, esatto, in abbonamento, ok? Soltanto tutto quello. Allora, aspetta, se già pagavi l'abbonamento e effettuavi il caricamento delle foto non in alta qualità ma in qualità originale, lo spazio veniva già intaccato. Metti caso che sei un utente gratis che usava Google Foto in modo gratuito, quindi con file caricati in alta qualità, tutto quello che è stato caricato prima del primo giugno non va ad occupare spazio. Non è che magicamente vi si riempiono i 15 GB dell'account e siete fregati e siete obbligati a pagare, no. Ok. Dal primo giugno in poi tutto quello che caricate va appunto ad aumentare, va ad intaccare appunto la quota dei 15 GB. Prima sì. No. Ok, perfetto. Perfetto. Senti, e quindi quello che succede è che la maggior parte delle persone che fino adesso ha utilizzato Google Photo perché era gratuito, o comunque perché era messo lì sugli smartphone di Android, eccetera, e comunque era gratuito, si troverà potenzialmente, se vuole, a dover pagare Google oppure una delle alternative, che poi è l'argomento di questa puntata del podcast, visto che tu hai scritto un articolo super completo in cui hai elencato tutte le alternative. Ragazzi, l'articolo super completo eccetera non è perché vogliamo farci complimenti da soli, però perché insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Andatevi a leggere l'articolone completo se volete tutti i dettagli, adesso ve li riassumiamo comunque in podcast. Da quale delle alternative vuoi partire o come vuoi? Direi da quella più scontata, perché è quella che viene citata un po' da tutti gli utenti, un po' da tutti i siti, un po' insomma un po' ovunque, che è Amazon Photos. E il motivo per cui viene citata da tutti non è tanto la qualità del servizio, che comunque c'è, non sto mettendo in dubbio quello, anche se ci sono delle limitazioni, ma viene citata da tutti per il semplice motivo che il backup illimitato di foto su cloud tramite Amazon Photos è incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime. Ora, in realtà di abbonati ad Amazon Prime sparsi in tutto il mondo ce ne sono circa 200 milioni. Okay. L'avevamo già fatto questo discorso insieme. Non so quanti effettivamente in Italia siano abbonati ad Amazon Prime. Non so se ci sono effettivamente delle stime per nazione. Diciamo ottimisticamente 2-3 milioni, mi sembrano anche troppi, però ci può stare. 2-3 milioni di persone possono contare appunto su questa cosa qui, sul backup illimitato di foto sul cloud di Amazon. Che stanno già pagando sostanzialmente. Lo stanno già pagando, quindi se lo sto pagando perché non utilizzarlo? La cosa più logica. È inutile, tra virgolette, dare anche dei soldi a Google. Poi ci sono io che do sia soldi a Google che ad Amazon, però va bene. Beh, un giorno faremo una puntata sui problemi che abbiamo io e te con gli abbonamenti. Maledizione. Maledizione. C'è una limitazione, ovvero i video vanno ad intaccare quello che è la quota di gigabyte offerta da Amazon agli utenti Amazon Prime, quindi non a tutti, solo agli utenti Amazon Prime. Amazon offre 5 gigabyte di spazio su cloud, perché c'è anche Amazon Drive, che è sulla falsa riga di Google Drive, Dropbox e altri servizi, un servizio di cloud storage in cui ci potete mettere quello che volete. Ora però
un video, soprattutto per il discorso che facevamo prima, in 4K a 60 frame al secondo, 5 GB, caricate 3-4 video e siete, esatto, fregati. A meno di non registrare video in 1080p a 30 frame al secondo. Comunque non è neanche così tanti, anche se registraste. E quindi, cioè, nel senso, se avete anche tanti video, perché ovviamente uno spende soldi nello smartphone, vuole fare anche qualche video, cioè vuole registrare, certo, dei momenti, non ci sono solo foto, dovete pagare un'ulteriore somma. Quindi i prezzi sono simili a quelli di Google, 1,99€ al mese per 100 GB di spazio su cloud. E anzi, Amazon te lo stima anche, ti dice 100 GB di spazio sono circa 14 ore di video in 1080p. In 4K, quindi sono fate un 14 diviso 4 e potreste avere una stima abbastanza simile, o altrimenti 9,99€ al mese per 1 TB di spazio, che già diventa. Ora anche Google ovviamente offre soluzioni da 1 TB e più, insomma, però ovviamente più si va in là con lo spazio più si paga, cioè è abbastanza, certo, scontato. Certo, però possiamo dire una cosa, cioè sicuramente il discorso dei video, se li fate e li volete caricare sul cloud, dovete pagare, c'è poco, cioè poco da girarci intorno. Una cosa che possiamo dire di Amazon Photo, che non abbiamo accennato, è che c'ha, una volta che lo attivate, visto che abbiamo scoperto che non è attivo di default, una volta che lo attivate c'ha un sistema di ricerca e di categorizzazione degli elementi delle vostre foto abbastanza ben fatto. Cioè voi sulla sinistra vedete un elenco di soggetti, animali, piante, sì, già porta, raggruppati di default, sì, sì. Non capisco perché porta dovrebbe essere un, cioè, sì, non lo so, ma come... ci sono delle categorizzazioni un pochino strane. Comunque dovete sapere che mentre stavo scrivendo l'articolo appunto con le alternative a Google Photo, mi imbatto, sapevo che Giuseppe aveva scritto questo articolo dedicato ad Amazon Photos qualche mese fa, oramai è di qualche mese fa l'articolo, anzi credo di più di 6 mesi fa, in cui appunto Giuseppe diceva nella ricerca su Amazon Photos potete fare appunto ricerche contestuali per trovare persone, luoghi, oggetti. E gli fa, Peppe, ma dove l'hai trovata sta ricerca? Io non ce l'ho, io avevo l'interfaccia di Amazon, cioè gli mandavo gli screenshot in chat ma anche dell'applicazione in cui non c'era la barra di ricerca. E infatti nell'articolo avevo scritto tra i difetti di Amazon Photos non ha la barra di ricerca. A me questa cosa mi mandava fuori di cervello. E invece la barra di ricerca c'è, è un flaggettino del cavolo che dovete attivare nelle impostazioni. Se non avete quello non vi compare la barra di ricerca né su browser né sull'app per smartphone. Va bene. Flag trova persone, luoghi e cose, si chiama. Sì, esatto. Okay. Va bene. Ok, beh, quindi direi che Amazon Photo l'abbiamo detto, anzi possiamo dire che vabbè, ovviamente c'è l'applicazione su tutti, su tutti gli smartphone possibili, c'è l'upload automatico delle foto su Android, direi, cioè anche su iOS, sì, ma tanto sì, iOS, sì. Quello che possiamo dire da subito è che non funziona da nessuna parte il background il caricamento in background, eccetto su iCloud, perché iOS è fatto così, è fatto male, no vabbè, è fatto male, no, è fatto così. e quindi insomma questo è, direi che Amazon Photo lo abbiamo visto. Poi che altro abbiamo? Allora, in teoria nell'articolo ci sarebbe anche Dropbox, però Dropbox lo voglio saltare perché se no veramente allunghiamo troppo, e volevo invece parlare di un'altra alternativa abbastanza interessante che è OneDrive di Microsoft. Ok, ora ti interrompo solo un secondo, Dropbox lo saltiamo perché costa troppo, non è ottimizzato per le foto, è un servizio di storage online dove sostanzialmente dovete pagare e sostanzialmente... pagare solo per caricarci le foto, se non utilizzate Dropbox per documenti, condivisione di file e quant'altro, non ha troppissimo senso. Sì, Dropbox funzionerebbe anche molto bene. Il grossissimo problema di Dropbox è che non ci sono piani intermedi. Cioè, o paghi 9,99€ al mese per avere 2 terabyte di spazio, che magari occupi 500 GB a dire tantissimo e gli altri non li usi. Sì. Tra l'altro con fatturazione annuale 9,99€ al mese, quindi vuol dire che dovete cacciare una considerevole cifra di 120€ così sull'unghia, sì. Altrimenti sono 12€ al mese, per la bellezza di 144€ l'anno, o se no niente, cioè non ci sono piani intermedi, quindi questo è un po' problematica, è un peccato, sì. Perché Dropbox funziona oggettivamente bene, sì. Cioè per la gestione delle foto insomma, però per il caricamento automatico delle foto ci saremmo, ecco, insomma, assolutamente. OneDrive, la cosa interessante di OneDrive di Microsoft è che offre diverse soluzioni.
Quella base sono i soliti 2 euro al mese per 100 GB. Okay. Quindi solo OneDrive, quindi su OneDrive in teoria ci potete mettere qualsiasi tipologia di file che volete alla stregua di un Dropbox. Diciamo che la gestione delle foto è fatta un pelino meglio e i caricamenti anche delle immagini che sono salvate su OneDrive è un pochino più veloce di Dropbox. Ok. Se siete disposti a spendere un po' di più, c'è il piano da 69 euro l'anno. Che vi offre 1 terabyte di spazio, che potreste anche fregarvene perché 1 terabyte è troppo, però la cosa bella è che vi dà anche l'accesso a Office su 5 dispositivi. E quello è molto figo. E quello è molto comodo, perché alla fine è vero che ci sono soluzioni online, come quelle offerte da Google, per la gestione di documenti, fogli di calcolo, presentazione, tutto quello che volete, ma Office a livello lavorativo e scolastico è un po' uno standard. Nel bene o nel male, insomma, non sono qui per discutere di questo, per cui avere Office, avere 1 terabyte di spazio, avere quindi anche la possibilità di fare l'upload automatico di fotografie, un discreto gestore sia web che applicativi, tutto ciò anche sul mondo Apple, Microsoft non è più la Microsoft di un tempo, cioè si dà comunque battaglia con Apple, ma il suo obiettivo è vendere servizi. Certo. E togliersi tutta la fascia Apple sarebbe da stupidi, infatti OneDrive all'app macOS, all'app iOS, quindi se siete utenti Apple potete tranquillamente usare OneDrive. Credo che sia una soluzione comunque più economica e forse vantaggiosa di iCloud, non vorrei dire castronerie. Vantaggiosa non lo so, economica sì. Vantaggiosa no, perché hai ragione, perché per proprio cioè, la cosa... Parlando di iCloud, la cosa che ho detto proprio in apertura è che cioè, se siete utenti Apple, probabilmente la scelta più sensata è andare su iCloud, perché come tutte le cose che fa Apple è perfettamente integrata all'interno di tutto il suo ecosistema e sarete sicuri al 100% che funziona da Dio. Sì, cosa che magari OneDrive di Microsoft potrebbe non essere così, perché ovviamente funziona meglio. Anche banalmente perché per i limiti che ci dicevamo prima sul caricamento in background delle foto, cioè OneDrive non lo può fare perché Apple taglia le gambe ai servizi in background, eccetto quelli propri ovviamente, perché di che stiamo parlando, è così che fanno su tutto. E vai, vogliamo passare ai cloud? A questo punto passiamo direttamente ai cloud molto velocemente. Una cosa che non ho detto, OneDrive offre 5 GB di spazio su cloud gratuito, quindi basta avere un account live Microsoft o comunque iscriversi, e si hanno 5 GB per testare il servizio, perché comunque uno può dire, vabbè, fammi vedere come funziona l'upload, la gestione delle foto, provi con 5 GB, ti carichi 100 foto, guardi come si comporta e poi decidi se pagare. iCloud uguale, di base sono 5 GB di spazio di archiviazione. Ora, ovviamente iCloud, ripeto, ecosistema Apple, quindi non è che su Android usate iCloud, scordatevelo, se siete utenti Apple, iCloud. Però attenzione, la cosa anche che ho scritto è, a differenza di un Dropbox, OneDrive, Google Photo, Amazon Photos, iCloud vi costringe, tra virgolette, a rimanere un po' ancorati all'ecosistema Apple. Sì. Ora, se decidete di spendere 2,99 euro al mese su iCloud per 200 GB di spazio e iniziate a caricarci tutta la vostra vita di fotografie, e poi che fate? Passate ad Android, passate a Windows? Cioè, è un po' una scocciatura. Cioè, lo si fa, che c'entra, però diciamo che c'è quello sbarramento psicologico che vi dice, vabbè, ho tutto su iCloud, continuo a comprare dispositivi Apple. Sì, tendenzialmente, infatti, cioè, iCloud... Io vi dico, non prendetelo se avete magari solo l'iPhone e quindi vi sembra un'idea ottima iCloud, e se avete iPhone, Mac, iPad, tanto saprete che per i prossimi 10 anni continuerete ad avere più o meno questa lineup qui. Cioè, nel senso, se siete già in qualche modo dentro l'ecosistema, ha senso, anzi è assolutamente la scelta più sensata, perché è tutto super sincronizzato, tutto bello, tutto organizzato, eccetera. E poi ovviamente se vuoi cambiare ecosistema diventa una scocciatura, quindi se siete quegli utenti che ogni anno saltellano tra iPhone e Android, non fatelo, perché è una scocciatura più che altro. Ma se siete utenti Apple convinti, a quel punto ne vale la pena. E,
di iCloud faccio, dico due cose io, visto che lo uso, anche se ho il piano per Barboni, quello da 50 giga di spazio, che tra l'altro ovviamente stanno clamorosamente finendo, e io sto cercando di ritardare il passaggio al piano superiore, perché tanto lo so che succederà, è solo una questione di tempo quando succederà. È già tanto, se mi permetti, che il piano da 200 GB non costi 4 volte tanto quello da 50 GB. No, devo dire che bello, sarebbe proprio, cioè, sarebbe corretto da un punto di vista matematico, però un pochino infame, sì. Ma vabbè, non farmi parlare. No, non parliamo dei prezzi di Apple, lasciamo stare. No, dai, diciamo che questi sono abbastanza onesti, tutto, cioè i prezzi di iCloud sono in linea con tutti gli altri, sono identici a quelli di Google, identici a quelli di qual era l'altro servizio? Di Amazon Photo? No. Amazon più o meno, sì, no, Amazon sarebbe 1,99 per 100 GB, però sì, 2,99 per 200, se ci fosse sarebbe così. Sì. Comunque, insomma, funzioni di iCloud e di foto di iCloud in particolare sono più o meno quelle di Google Photo, fatte un pelino peggio, nel senso che Apple ancora sulla ricerca degli elementi nelle foto è ancora un pelino indietro. Poi per il resto, organizzazione delle foto fatta secondo tutti anno, luogo, eccetera eccetera. La cosa per cui conviene iCloud per chi ha ecosistema Apple è che elabora molto bene le live foto, quindi nella galleria vi vedete anche le foto che si muovono di tanto in tanto, eccetera. Potete cercare al solito luoghi, persone, quello che vi pare. Certo, io ieri ho cercato pizza e a un certo punto in mezzo mi è comparso il cane di mia cugina, e quelle sono le cose che possono succedere. E poi c'è da dire anche che chi vuole tuffarsi a più e pari nell'ecosistema Apple può fare anche l'abbonamento ad Apple One, che è il nuovo abbonamento unificato di Apple, che include anche Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e 200 giga di iCloud, appunto, al prezzo di 12 euro. No, aspetta, mi sono perso. Forse qualcosina di più. No, aiuto. 14,95 al mese. Esatto. Perfetto, 14,95 al mese, che se non ricordo male. Aspetta, vai. 14,95 con 50 GB. Ok. 19,95 con 200 GB, ma è piano famiglia. Okay, quindi lo puoi condividere. Esatto. Okay. Benissimo. Bene, quindi direi che le alternative principali sono queste. Poi per fare gli hipster, nell'articolo abbiamo nominato anche Flickr e quelle altre, non so, si può dire che l'abbiamo fatto per fare gli hipster. No, vabbè, perché comunque è uno dei più gettonati, perché forse possiamo dirlo, dai, a differenza di iCloud, OneDrive, Dropbox, Flickr è veramente un qualcosa di concepito per le fotografie. Che ha delle dinamiche da social network che stanno un po' morendo in realtà, ma ha delle dinamiche da social network che magari lo rendono più appetibile a professionisti, a fotografi, a videomaker o a persone del genere, insomma. Che tra l'altro hanno a che fare con delle limitazioni, perché con il piano mensile, che tra l'altro costa 7,49 euro, quindi non poco, ecco, lo paghi abbastanza Flickr, in teoria hai spazio illimitato, quindi non hai un tetto massimo di 100, 200, 1 tera, 2 tera, no, illimitato, solo che ogni fotografia non può occupare più di 200 megabyte. Ma come faccio a occupare 200 megabyte con una foto? State tranquilli che c'è il modo. E i video al massimo di 1 gigabyte l'uno, quindi quello è proprio ha delle limitazioni. Sì, poi sì. Vabbè, ci sarebbero Box, ci sarebbero Mega, sul gruppo Facebook, quello nostro chiuso, Smart World Family Official, è stato suggerito Terabox, che però non so se consigliarvelo. Sulla carta bellissimo, 1 terabyte di spazio gratuito per tutti. Che magia è mai questa? La magia è che non si capisce la società se fa capo al Giappone o alla Cina o a Taiwan o a Hong Kong. E c'è il sospetto, già quando era in beta questo servizio, che quello che fanno loro non è limitarti lo spazio, ma è limitarti la velocità in download e in upload. Okay. Quindi dopo un po' ti scocci, perché per recuperare il tuo terabyte di dati che hai salvato lì sopra ci vogliono 8 giorni, e a quel punto sei obbligato a pagare il premium.
Quindi che è veramente una mossa troppo infame, cioè nel senso sì, è veramente sì, una roba atroce. Quindi insomma, occhio, vabbè. Esatto. Dai. Questo dovrebbe essere gestito da quello che avevamo cercato da Baidu, così per chi volesse, per chi volesse curiosità. Ultima alternativa, vi fate un bel NAS casalingo e vi caricate le foto sul NAS, magari in RAID, così evitate di perderle nel caso vi si fonda l'hard disk. In ogni caso, però, cioè, diciamolo, va bene il NAS figo, in RAID fighissimo, però comunque i guasti ci sono comunque. Esatto. Ti consuma corrente, ti occupa spazio, hai comunque una soluzione fisica che non ti garantisce la stessa qualità di un backup su cloud di Google, certo, Amazon, Apple, Microsoft. Cioè, non è che Apple un giorno si sveglia e dice: oh, ho perso i 50 GB che avevo. Cioè, non è possibile sta cosa. Sì, esatto. E con il NAS una remota possibilità che succeda c'è. Assolutamente. Sì, sì. C'è sempre il rischio di conservare. È come mettere i soldi sotto il materasso. Cioè, che ne sai se poi il materasso piglia fuoco. Esatto. Va bene, dai, direi che possiamo andare a chiudere. Grazie Lore, grazie a tutti per l'ascolto. Fateci sapere nel gruppo chiuso Smart World Family Official qual è l'alternativa a Google Photo che avete scelto, e ci risentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti.